amanti del cinema, io sono Lavero e oggi parliamo del Cacciatore e la Regina di Ghiaccio. Ciao cacciatore, mi sei mancato. Questo film è un prequel barra sequel barra dei film Biancaneve e il Cacciatore, ed è diretto dal supervisore degli effetti visivi del film precedente, e questo ti fa subito capire su cosa si concentrerà il film. In ogni caso, questa è la storia del cacciatore che va alla ricerca dello specchio maligno della regina Ravenna del primo film, perché è uno specchio malvagio, può fare cose brutte alle persone, bla 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 bla. Verrà accompagnato da alcuni dei nani del primo film e il suo amore perduto, con la quale ha avuto in precedenza, nella parte prequel di questo film, una relazione proibita dalla legge del regno della regina di ghiaccio. Perché è proibito l'amore? Perché la regina di ghiaccio, interpretata da Emily Blunt, è in passato subito moltissimo dolore per via dell'amore, e da allora, da quel momento in poi, ha deciso di rapire tutti i bambini di tutti i villaggi del suo regno e allevarli come suoi figli ed insegnare loro che l'amore non esiste. Come immagino abbiate capito, questa non è la trama più forte del mondo. Diciamo che uno dei punti di forza di questo film è il fatto che abbia cercato di ricreare un'atmosfera tipo la storia fantastica, con avventura, romanticismo, le foreste e sequenze di azione. E queste non erano fatte male, soprattutto la rissa dentro al bar, che era fatta senza musica, praticamente sono solo gli effetti sonori della gente che si picchia, rendeva la scena molto intensa e molto dinamica. Questo però non salva il film dall'essere relativamente noioso, e soprattutto non risulta un sequel troppo voluto, diciamo così. Ammettiamolo, esiste perché esiste Frozen, fine della storia. Se no, perché cercare di incastrare la regina del ghiaccio che lancia ghiaccio, che è sorella della regina cattiva del primo film? Non era mai stata menzionata. Vedi, questo qua è il problema con cercare di creare un prequel sequel con elementi che compaiono in modo molto importante nel film precedente. Per esempio, se ci fosse stata una sorella, perché non veniva menzionata? E soprattutto perché in questo film non viene menzionato il fratello della regina Ravenna, che teoricamente è anche fratello della regina di ghiaccio? Problemi di questo tipo rovinano un po' il film. E poi il fatto che si sono riusciti a riavere di nuovo Charlize Theron, ma chiaramente non Kristen Stewart. E il problema è che in questo film Biancaneve viene menzionata moltissime volte e compare anche in una microscena, ovviamente di spalle, perché non è lei. Cioè, a questo punto fatelo solo un prequel, così non avete questo problema. Fatelo una storia che non ha niente a che vedere con la prima, no? Fate qualcosa di nuovo. Ok, volete usare Frozen come traino per questo film, in poche parole? Va bene. Non tirate dentro Charlize Theron, non tirate dentro gli altri personaggi. Fate solo che è il cacciatore che vive un'altra avventura, diciamo così, e ha questi nuovi ostacoli da superare, in poche parole. Un'altra avventura, un altro libro di favole con lo stesso personaggio come protagonista. No, non mi sembra malissimo. Però non lavoro a Hollywood, quindi non tocca a me decidere. E poi un altro problema di questo film è che il personaggio della regina di ghiaccio e la performance di Emily Blunt non erano il massimo. E secondo me questo ruolo non andava benissimo per Emily Blunt, e di conseguenza non poteva raggiungere il suo potenziale di attrice. Sarebbe quasi stato meglio se fosse stata Jessica Chastain a interpretare la regina di ghiaccio ed Emily Blunt l'amore perduto del cacciatore. Non so perché, secondo me hanno sbagliato. Ma queste qua sono solo mie opinioni, ovviamente. E tutti questi vari punti negativi vanno ad appesantire molto un film che cerca di essere molto avventuroso. Ha anche elementi di humor dentro. E in alcuni momenti funzionano anche bene. Ma questo è chiaramente un prodotto di un supervisore degli effetti visivi alla sua prima regia di un film, e si vede che il regista ha cercato di fare del suo meglio. E sì, molti degli effetti visivi sono fatti veramente bene, ma purtroppo nel complesso questo film è un insieme di elementi che non si mescolano bene insieme e soprattutto è noioso. Quindi purtroppo mi tocca dare al Cacciatore e la Regina di Ghiaccio 2.5 popcorn. E voi invece cosa ne pensate del Cacciatore e la Regina di Ghiaccio? Lasciate pure un commento qua sotto. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Per oggi è tutto, un bacione e alla prossima!